Ciao a tutti e benvenuti su The Animals. Quest'oggi dividerò il video in due parti, una molto più breve e l'altra molto più estesa. La prima parte sarà una breve spiegazione sul canale, dove praticamente farò due video alla settimana. Uno in italiano, infatti, come potete vedere, c'è scritto edizione italiana, mentre un altro in inglese, così da aumentare la popolarità del canale. Poi farò due tipi di contenuto, uno PowerPoint, come questo, e un altro invece lo farò a modo di documentario. Lo farò su animali presenti nel territorio italiano. Ad esempio, vorrei che il primo documentario fosse sulla volpe rossa, e infatti sto già pensando a come farlo. E niente, direi di far partire la sigla. Allora, partiamo subito con la descrizione della tigre siberiana. Bene, allora, partiamo subito con dire che questa tigre può essere chiamata in due modi, più di due modi differenti. Poiché può essere chiamata tigre siberiana, poiché viene dalla Siberia, vive in Siberia, oppure tigre d'Amur, perché vive nel vicinanze del fiume Amur, che divide il confine tra Cina e Russia per un tratto, e può essere chiamata anche tigre della Manciuria, tigre coreana oppure tigre della Cina settentrionale. Il suo nome scientifico è Panthera tigris altaica. Fa parte della famiglia dei felini, dell'ordine dei carnivori ovviamente. Il genere è Panthera, la specie è Panthera tigris, la sottospecie è proprio Panthera tigris altaica. Bene, le dimensioni di questo felino sono molto estese, molto grande questo felino, poiché è il più grande sul pianeta. Il maschio è più grande della femmina generalmente, e inoltre dobbiamo dire che così subito non si iniziano a scrivere nei commenti cose del tipo maglione più grande. Il leone viene definito più piccolo, nonostante le dimensioni non siano proprio così differenti, poiché la tigre ha una massa muscolare molto più elevata. Un'altra caratteristica di questo felino, per la sua grandezza, è quello del grasso, poiché questa tigre è caratterizzata da un manto ricoperto, sotto il mantello è presente un grosso strato di grasso che la protegge dal freddo. Questa tigre però si sta rimpicciolendo rispetto alle altre, poiché il suo habitat sta diminuendo. Parliamo adesso di numeri. Poiché il maschio pesa 250 kg fino a 350, la femmina 150 a 250 kg, la lunghezza per i maschi varia da 2,50 m a 3 m, mentre la femmina varia da una lunghezza di 1,90 m a una lunghezza di 2,50 m. La dentatura di una tigre è molto importante. Qui E intanto nell'immagine a sinistra, quella in bianco,
possiamo vedere un disegno della bocca di una tigre, mentre a destra possiamo vedere la bocca di una tigre con anche la lingua, diciamo. La tigre ha in totale 30 denti, ha due arcate, ovviamente quella superiore e quella inferiore. La tigre è presente nella sua bocca molari, premolari, canini incisivi. I canini possono arrivare a una lunghezza di anche più di 10 cm. Un'altra caratteristica della lingua, della tigre siberiana, comunque di tutte le tigri, è che utilizza la lingua per strappare la pelle dalle prede, perché è molto ruvida e questo l'aiuta, diciamo, a non ingerire tutto il pelo. La caccia è molto importante per una tigre perché con essa ovviamente si procura da mangiare. La tigre utilizza il proprio manto mimetico per non farsi vedere, avvicinarsi il più possibile e poi attaccare. Questa tattica si chiama agguato. Nell'immagine a sinistra vediamo una tigre esperta che sta cacciando un cervo, mentre a destra un cucciolo che sta inseguendo qualche animale. I cuccioli imparano dalle madri a cacciare e poi quando sono grandi ovviamente perfezionano le loro abilità. È molto più facile cacciare d'estate che d'inverno, poiché si hanno più risorse e è anche più facile per la tigre mimetizzarsi. Inoltre bisogna dire che il 20% delle volte una tigre riesce a uccidere la propria preda. A qualcuno potrà sembrare un dato non troppo importante, ma bisogna dire che se una tigre uccide un cervo nobile, che è molto grande, o un alce, per esempio, questa tigre si può nutrire per diversi giorni, perciò può per esempio riuscire anche a non mangiare per diverse settimane, per diversi giorni. Come abbiamo detto in precedenza, la tigre siberiana è un'abile cacciatrice, perciò può cacciare anche animali molto più grandi di lei. Le sue prede preferite sono soprattutto caprioli, poi può cacciare anche cervi nobili, cinghiali o cervi sica. Altre prede che sono sul menù della tigre siberiana sono l'orso bruno, molto difficile a cacciare ma possibile, diciamo, soprattutto per i maschi più grandi e più forti. Le alci e i cervi, cervi siberiani che sono caratterizzati da dei canini molto lunghi. Il mantello della tigre siberiana è un po' differente rispetto a quello delle altre tigri, come lo è per tutte le tigri, diciamo, poiché per esempio le tigri del sud-est asiatico, come quelle da tigre di Sumatra o da tigre malese, sono un po' più scure rispetto a quella della tigre del Bengala, che è più scura a sua volta del mantello della tigre siberiana, che è il più chiaro di tutti poiché vive più a nord e nel suo territorio c'è la presenza di molta neve in inverno, perciò con un mantello più chiaro riesce a mimetizzarsi un po' meglio. Poi c'è anche da dire che il mantello di una tigre, questo vale per tutte le tigri, vale come un DNA, poiché quando si devono contare gli esemplari in un certo posto,
con le fototrappole si scattano le foto ed è molto complicato perché bisogna fare una foto, diciamo, del viso a tutte le tigri presenti e infatti le cifre sono molto approssimate. Una domanda che vi chiedo se riuscite a scriverla nei commenti, se vedete la tigre nel riquadro a sinistra, nella foto in basso a sinistra, scrivetemelo nei commenti, alla fine del video darò la risposta. Questa tigre è in grosso pericolo di estinzione poiché in natura restano solamente 450 e 550 esemplari. Diciamo che questa tigre viene cacciata soprattutto per il suo mantello molto particolare, molto pregiato. Ma viene cacciata anche per le sue ossa che nella medicina tradizionale cinese servono per curare malattie che neanche gli scienziati più intelligenti, diciamo, sono riusciti a curare, come esempio il cancro, ma queste ovviamente sono delle bufale perché non servono a niente, le ossa delle tigri. E inoltre molte cose possono essere mangiate. Poi inoltre diciamo anche che c'è una cosa positiva in questo, perché nel 1900 c'erano solamente 30 esemplari, come adesso il leopardo dell'Amur, ma adesso si contano, come detto prima, fino a una cifra positiva, diciamo, di 550 esemplari. L'habitat. Questa tigre vive in Siberia, vicino al fiume Amur. Come ho detto prima, qua nella cartina possiamo vedere la Siberia, che è una parte della Russia. Mentre con la lente di ingrandimento possiamo andare a vedere il fiume Amur che scorre tra il che scorre proprio tra la Cina e la Russia e la parte che sto colorando in giallo, diciamo che è la parte abitata, proprio non proprio tutta. La parte più abitata è quella della Russia, poiché c'è una foresta chiamata Sikhote-Alin, famosa anche per il ritrovamento di un meteorite. Sono presenti più di 30 tigri. Un'altra cosa da dire sull'habitat, diciamo che non è proprio l'habitat, ma parla di casa, in questo caso è la casa dei cuccioli quando sono appena nati, ovvero quella di una piccola tana che trova la madre. La fertilità per la tigre siberiana non è molto differente rispetto a quella delle altre tigri, poiché un po' più particolare per via dell'inverno siberiano, perché ogni 2 anni possono nascere dai 2 ai 4 tigrotti, ma molte volte nessuno riesce a sopravvivere a causa o del freddo, come ho detto prima, dell'inverno, oppure a causa proprio dei maschi che vogliono impossessarsi della dinastia con quella femmina, diciamo, con quella femmina di tigre, e allora uccidono tutti i cuccioli e in questi casi si muoiono per freddo che per un altro maschio, per un'altra tigre, le tigri possono partorire anche dopo solo 5 mesi.
qua vediamo un piccolo tigrotto di poche settimane, mentre qua vediamo tre cuccioli che fanno una passeggiata, diciamo, sulla neve con la mamma. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace. Tutto questo serve per sostenere il canale e portare contenuti migliori. Ma adesso è giunto il momento di svelare dove si trova la tigre. La tigre ovviamente si trova nel cerchio rosso. Anch'io quando ho cercato l'immagine ho pensato che era un'immagine solo con la foresta, ma poi dopo ho visto la tigre. Niente, che dire, grazie per la visualizzazione e ci vediamo nel prossimo video.